Continuano le ottime offerte promozionali all'Ottica Melina. A soli 50 euro occhiale da vista completo, fino a 100 euro la rottamazione del vecchio occhiale e a soli 170 euro occhiale progressivo. E se non ti abitui, ti regaliamo sia le lenti da lontano sia quelle da vicino. In omaggio avrai inoltre o la montatura o le lenti. Vieni a trovarci, troveremo la soluzione più adatta a te. Ottica Melina la puoi trovare in Piazza Serravalle numero 5, Catanzaro. Ottica Melina è rivenditore autorizzato Lenti Transition. Nino Zumbo, coordinatore regionale di Slega alla Calabria. Sabato convegno sulle aree interne della nostra regione. Su che cosa verterà questo convegno e come si impegna Slega alla Calabria? Noi vogliamo richiamare l'attenzione sulle aree interne che sino adesso sono state sempre trascurate e cogliamo anche l'opportunità perché per la prima volta la Comunità Europea individua come aree strategiche anche le aree interne, non solo le città. E quindi se si svilupperà da adesso in poi un confronto di merito, è chiaro che queste aree dove è l'80% del territorio nazionale, ma anche regionale, forse qualcosa in più a livello regionale, e dove vive il 25% della popolazione regionale, possono diventare delle aree produttive dove potranno aiutare lo sviluppo dell'intero territorio regionale. Chi prenderà parte a questo convegno? Quali saranno gli interventi più importanti? Abbiamo Vito Teti, il professore Vito Teti, che farà una relazione sull'identità. Poi abbiamo Mimmo Cersosimo, che è professore anche lui dell'Unical, che si interessa proprio di questo aspetto dello sviluppo locale. Abbiamo Salvatore Orlando, che è un esperto nei fondi comunitari, ormai riconosciuto a livello anche europeo, ha lavorato in Commissione, ha lavorato in Sardegna, ha lavorato in Calabria, quindi è uno che ha molto, molto, diciamo, competenza. Poi abbiamo Nistico, l'ingegnere Nistico, che si è sempre interessato di dissesto idrogeologico e naturalmente, diciamo, sono tutte competenze, diciamo, anche abbiamo, non mi ricordo il cognome, Franco, che è un'esperienza amministrativa che naturalmente è anche di abbastanza aiuto. Si parla di sviluppo, si parla anche di dissesto idrogeologico, un argomento all'ordine del giorno. Certo, si parlerà di dissesto idrogeologico anche perché non è che a valle il dissesto idrogeologico si può fare prevenzione all'interno di queste aree, quindi a monte, per evitare che poi succedano gli alluvioni anche nelle città. Ci vuole un riequilibrio territoriale, va ripensata la gestione del territorio, quindi molta parte è innovativa, è proprio interessante su questo.